Si conoscerà domani l'esito delle analisi dell'ARPA sul cosiddetto Pozzo dei Misteri nello Spoletino. L'acqua presenta una temperatura elevata e si vuole scongiurare la presenza di inquinanti. Resta un mistero il pozzo nello Spoletino da cui esce acqua calda. A breve saranno effettuati i rilevamenti dell'Agenzia Ambientale Regionale e dovrebbero riuscire a far luce forse su questa strana particolare vicenda. Ma ancora non ci sono i risultati, ma un'ipotesi plausibile, benché tutta, lo dicevamo, da verificare, è stata già avanzata. Luciana Barbetti è andata a vedere. Ho prelevato l'acqua per lavare dei panni fuori, nel lavello fuori, e all'inizio veniva fredda perché ovviamente quella della tubazione era fredda e poi all'improvviso è iniziata a venire calda, sempre più calda, e quindi mi sono un po' insospettita, insomma. Cronaca della scoperta del pozzo di acqua calda che fa discutere tutta Spoleto. Ci troviamo nella frazione di San Martino in Trignano e questo è il Pozzo del Mistero, oggetto di indagini, sopralluoghi e ipotesi per capire il perché di questo calore improvviso e soprattutto per scongiurare che ci siano pericoli legati magari a sostanze inquinanti o tossiche. L'hanno misurata a 35 gradi il campione prelevato, però ovviamente sotto sarà un pochino più alta la temperatura. Le analisi dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente sull'acqua prelevata saranno pronte domani, ma intanto gli esperti dell'ARPA già escludono la tesi dell'autocombustione dovuta alla presenza di lignite nel sottosuolo. L'idea più accreditata è al momento quella della risalita improvvisa di qualcosa, forse un gas sotterraneo. Tutto ovviamente dovrà essere verificato. Per questo ci sarà anche un sopralluogo dei tecnici dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia e a giorni è in programma un tavolo tecnico a cui parteciperanno Protezione Civile, Forestale, ASL, ARPA e Comune. Il sindaco comunque è già intervenuto sulla vicenda con una ordinanza divieto di captazione dell'acqua in un raggio di 200 metri dal Pozzo del Mistero, che a quanto pare non è l'unico. Nella zona ci sarebbero altri casi, altri cittadini che aprendo il rubinetto in giardino hanno avuto la tiepida sorpresa. Fino a che punto stanno facendo...